Antonioli, Boccia, Caponi è presente, Chitò, presente, Cremonesi, presente, De Noia, Di Stefano, Feltrin, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Lanzoni, Nossa, Pennasi, Pietra, Romagnello, Sbardella, Teormino, Tita Ferrante. Presente, fino a qua. Dove l'avete, scusa? No, Tita Tita Ferrante. Ferrante è assente. No, la seduta. Non la vedo. Ah, ok, scusi, non rispondo. Torraco, Presente. Tremulada. Ok. Vassori, presente. Vavassori, presente, sì. Quindi, ma siamo tutti 25? Ma Pastorino, non ho. Sì. Quindi 24? Sì. Quindi 24 consiglieri presenti e una assente. La seduta riprende che è valida. Chi vuole spiegare? Allora, Adesso la piace. parola alla dottoressa che dà una spiegazione tecnica al quesito posto dalla consigliera Aspetta, Franciosi. aspetta. Grazie. No, volevo soltanto fare una precisazione, perché mentre la consigliera Franciosi articolava l'eventuale subemendamento, un'integrazione dell'emendamento, e quindi si comprendeva un po' la finalità, io l'avevo anticipato che a livello normativo è previsto appunto che gli enti debbano attivarsi per garantire nei periodi, insomma, in cui c'è campagna elettorale degli spazi. Tant'è vero che mi comunicavano gli uffici appunto che c'erano delle circolari specifiche che erano insomma diffuse per garantire che comunque ci fosse garantita una priorità ai gruppi politici in periodo di campagna elettorale, insomma. Questo perché c'è una previsione di carattere normativo nazionale che risale, quella che adesso presente è del 93 e poi successive a seconda del tipo di tornata elettorale. E quindi da qui le circolari insomma diffuse, per cui se il senso è bloccare l'utilizzo degli spazi da parte dei periodi in periodo di campagna, in realtà c'è una norma che indica ai comuni che devono garantire degli spazi, insomma, ecco, soltanto questo. E poi l'altra precisazione che era quella che riguardava la tematica delle amministrazioni comunali, che chiaramente fa attività istituzionale che è distinta da quella di carattere politico, però con tutte le poi considerazioni che lei faceva, che l'obiettivo era quello di bloccare un utilizzo per finalità di carattere partitico di spazi. Prego, consigliere Francesco. Grazie Presidente. Allora, vista la precisazione di cui non ero a conoscenza, di cui ammetto l'ignoranza, e venendo quindi a decadere la ragione principe per la quale avevo proposto questo emendamento, ritiro l'emendamento. Grazie. Va bene, grazie alla consigliera Franciosi, andiamo avanti. Posso sul punto fare un intervento? Prego. Grazie Presidente. Ma segretario, secondo me l'interpretazione che dà lei è corretta, però giuridicamente mi permetto di farle osservare che ci sono anche delle scriminanti, nel senso che la norma generale vale come regola generale, ma ciò non toglie che un regolamento può prevedere delle situazioni diverse. Ad esempio, per quanto riguarda la proposta del Movimento 5 Stelle, a me sembra calzante ed era già in parte stata anche analizzata anche in commissione, cioè una struttura come la Casa dell'Associazione Volontariato, a mio parere, può rientrare in quella visione scriminante che la preserva da una utilizzazione per la campagna elettorale, che non la vedrei soltanto per quanto riguarda l'attività della pubblica amministrazione, ma la mia proposta è che riguardi tutte le forze politiche. Cioè, il comune deve garantire gli spazi per la campagna elettorale, ma deve decidere quale, perché allora anche il consiglio comunale può essere utilizzato per la campagna elettorale, qualsiasi altro spazio, voglio dire, in utilizzo del comune. Ma quella è una struttura data in uso alle associazioni, non è in uso prevalente da parte del comune, una struttura comunale. Cioè, voglio dire, se c'è una struttura di carattere comunale, cioè, assessore, vedo che mi sta guardando la.
C'è una struttura di carattere comunale che può essere a Ville Milos, a Visconti, ma sono strutture utilizzate dal comune. Qua si tratta di un bene, di una struttura che è stata data e viene concessa in locazione, in uso, alle associazioni, quindi non rientra più nella fattispecie indicata dalla norma generale. Magari la consigliere La Miranda. Sì, il consigliere Caponi lui, comunque ha capito il segretario. Capito, diamo modo di rispondere. Secondo me non si attaglia al caso di specie. Quindi, a mio parere, la proposta delle 5 Stelle può essere elaborata allargandola, ampliandola ad ogni attività di carattere preelettorale nel semestre. Sempre che poi i capigruppo siano d'accordo tutti, perché. Gli risponde. Io adesso non so perché la consigliera ha ritirato effettivamente l'emendamento che è a base della discussione. Io semplicemente, alla luce dell'emendamento e ancora di più alla luce del subemendamento che dava l'idea di quale fosse la volontà della consigliera, ho soltanto precisato che esiste una norma che dice ai comuni di mettere a disposizione, di garantire insomma ai gruppi politici in periodo di campagna elettorale degli spazi perché possono esercitare. Ho soltanto detto questo. Diversamente, mi scusi, diversamente tra l'altro, l'emendamento faceva riferimento all'attività dell'amministrazione comunale, che non è il partito politico, l'amministrazione comunale nell'accezione, per cui l'attività dell'amministrazione comunale non ha nulla a che vedere con l'attività politica, ma se l'intento è evitare che ci possano essere utilizzi, io ho fatto presente che esiste una norma di carattere generale che prevede per gli enti l'obbligo di mettere a disposizione questi spazi. Poi è chiaro che la consigliera decide autonomamente di fare quello che ritiene dell'emendamento. Va bene, grazie, andiamo avanti. Andiamo avanti, quindi passiamo direttamente alla dichiarazione di voto. Con la consigliera Iosa come gruppo Giovani Sestesi, prego. Grazie Presidente, rubo solo 2 minuti per fare un commento al nostro voto, che sarà un voto a favore, riconoscendo comunque la bontà di questo progetto, la volontà da parte dell'amministrazione di far partire questa casa per le associazioni dal 1° di settembre. E mi volevo soffermare, saltando tutti i commenti che sono già stati fatti dai miei colleghi, su un punto che mi sembra che questo sia stato uno dei primi processi che abbiamo vissuto di partecipazione. Abbiamo passato un anno di commissioni sullo statuto e dei consigli comunali a ragionare su questo tema. C'erano all'interno di questo consiglio delle posizioni diverse che allargavano completamente la partecipazione. Per molti di noi comunque la democrazia rappresentativa aveva un valore da salvaguardare. Io credo che questo atto sia il giusto connubio tra la democrazia rappresentativa e la partecipazione che hanno messo le associazioni nella stesura di questo regolamento. Tra l'altro l'assessore ci diceva in commissione, e questo suo commento è stato affrancato dal presidente Savino Bonfanti, che comunque c'erano stati anche dei punti in cui l'amministrazione aveva accettato il parere delle associazioni, anche se magari avrebbe preso linee diverse. Quindi il nostro voto sarà senz'altro favorevole alla delibera. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Federazione della Sinistra, consigliere Feltrin. Prego. Grazie Presidente. Faccio una dichiarazione, detto in modo molto chiaro, in punta di piedi, cerco di spiegarmi. Ho avuto l'occasione di seguire solo gli ultimi passaggi di questo delicato lavoro, no? Nella definizione di questo processo e di questo percorso. Un percorso che ha visto nascere appunto un progetto sicuramente ambizioso e che rende onore a chi lo ha voluto e sostenuto in questo lungo periodo, appunto quello della casa, delle associazioni, del volontariato, e che ci ha portato questa sera appunto a discutere la definizione del regolamento e spero all'approvazione del medesimo. Per onestà quindi, intellettuale rispetto, non mi è sembrato opportuno entrare nel merito, se non con qualche osservazione, suggerimento in commissione, nel merito della stesura appunto di questo regolamento, di questo documento, che è frutto appunto del lavoro altrui, lavoro che pertanto il sottoscritto si limita ad apprezzare ed elogiare.
non sarebbe corretto appropriarmene. Pertanto, ribadendo il valore di questa operazione, valore che mi pare condensato tutto all'articolo 2 di questo regolamento, no? Dove vengono ribadite le finalità della casa, promozione e sostegno delle varie forme di aggregazione che si ispirano al principio di solidarietà e cooperazione, luogo per offrire a tali realtà una struttura organizzata, ma soprattutto, viene detto lì, un'occasione di scambio e di interazione. Bene, non posso che dichiarare appunto il mio voto favorevole, un voto favorevole che è rafforzato dal fatto che un pezzo importante di città, non solo simbolicamente ma anche fisicamente, in questo caso si è impossessata di un bene pubblico, di un bene collettivo. Quindi la città è la collettività che si riappropria in qualche modo di se stessa e dei propri spazi. Per questo dichiaro il mio voto assolutamente favorevole. Grazie. Grazie consigliere Feltrin. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Prego. Sì, grazie. Buona serata a tutti. Anche noi non siamo intervenuti nel dibattito in commissione, non siamo intervenuti nel dibattito in consiglio, in quanto riteniamo il percorso fatto estremamente corretto e bello, se me lo consentite. Spiego anche perché è bello, una parola molto sintetica. È bello perché noi abbiamo visto in questo regolamento, in questa casa, quindi in questa possibilità, e se voteremo andrà a diventare vera, il fatto di avere una casa delle associazioni e del volontariato, dove per noi per casa non è solamente un involucro di cemento, è un insieme di persone, è un insieme di sostanza, e volontariato e associazioni sono persone e sostanza, che fanno della nostra città, come hanno fatto di altre città, un punto di forza, se mi permettete anche un punto d'onore, perché avere una casa dell'associazione del volontariato è sicuramente qualcosa di positivo. Non dico che sia da mettere nelle brochure, ci mancherebbe altro, però è da mettere sicuramente nei nostri cuori, perché è una cosa molto, molto bella per la nostra città, sapendo anche che tipo di tradizione operaia, e ogni tanto mi piace ricordarla, ha la nostra città. A cosa serve quindi a questo punto una casa dell'associazione del volontariato? Serve innanzitutto per fare esperienza di volontariato, sicuramente. Serve a tutte le associazioni che non hanno spazi in questo momento, ma che vogliono anche fare rete tra di loro, che hanno bisogno anche di uffici in comune, di conoscersi, magari di non essere doppi su un'attività e avere delle attività che sono invece vuote, quindi non ricoperte. Quindi diciamo anche fare rete, cercare anche come crescere insieme, che è sicuramente molto utile, meno dispendioso e più sul pezzo, come piace molto dire adesso agli economisti. Quindi si può sintetizzare in questo modo, diciamo, democrazia, solidarietà, coesione, aiuto, sinergia e rete. Tutte queste parole probabilmente, secondo noi, fanno la parola unica ed univoca che sta per comunità. Se poi vogliamo metterci un aggettivo, ci mettiamo anche forte e coesa. Serve questa casa dell'associazionismo del volontariato? Sì, serve. Serve, secondo noi, è utile, e ben venga questo percorso che ha portato a questa delibera, perché le politiche sociali ultimamente non arrivano a tutto. E le politiche sociali sono diventate sempre più una zavorra. E i dettami del mercato assoggettano sempre di più le nostre politiche sociali, che sono assoggettate oltretutto a poteri economici che hanno ben altre priorità, e il nostro comune non è esente da queste situazioni. A contrapporsi a questi percorsi di affossamento e diminuzione costante di spazi per le politiche sociali, culturali e sportivi, ci deve essere assolutamente una forte comunità a fare da contraltare, e l'associazionismo e il volontariato ne sono i capisaldi di questo contraltare. Noi saremo non favorevoli, ma favorevolissimi. Grazie. Grazie consigliere Nossa. Consigliere Landucci, come gruppo misto, prego. Favorevole. Grazie. Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente, anche noi esprimiamo il voto favorevole a questa delibera, e perché riteniamo il progetto un ottimo progetto, e che speriamo che poi veda effettivamente la luce a partire dal 1° di settembre.
Speriamo anche che tutte le altre sale delle circoscrizioni vengano riutilizzate con scopi così nobili. Faccio presente però che la sala della ex circoscrizione 5 al momento sta diventando impossibile da utilizzare perché non ci sono le risorse umane per poterla tenere aperta. Quindi spero che nel processo poi di riorganizzazione questa cosa, almeno così mi è stato detto perché io ho chiesto di utilizzare la sala. Detto questo, spero che i primi 2 anni di sperimentazione diano dei buoni frutti e che permettano alle associazioni di essere in grado di gestire autonomamente la casa come era nel progetto iniziale partito dall'assessore. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Il gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Favorevole. Grazie. Gruppo Democratici per il Cambiamento, consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi, prego. Grazie Presidente. Il progetto che vedrà la luce ai primi di settembre, ci auguriamo che in effetti l'inaugurazione avvenga, come già detto, anticipato per i primi giorni di settembre, era un'esigenza fortemente sentita dalla città. Quindi credo che la politica debba intercettare i bisogni del territorio, noi abbiamo cercato di farlo e trasformare in azione politica. Ha ragione il consigliere Nossa quando afferma che questo progetto porta di fatto ad una valorizzazione di una forte comunità e noi siamo lieti che ci sia a breve un traguardo. Mi permetto anche di ringraziare il consigliere De Noia dei Democratici per il Cambiamento quando riconosce lo sforzo e l'apprezzamento per il lavoro che abbiamo svolto, perché noi abbiamo fortemente creduto, ma non come una proposta politica di parte, ma soltanto come la volontà di portare a livello politico un bisogno del territorio che è stato, grazie al cielo, riconosciuto, apprezzato e valorizzato e votato da tutti i consiglieri di questo consesso, tranne forse mi sembra un gruppo. Grazie. Grazie consigliere Caponi. Partito Democratico, consigliere Pietro, prego. Sì, grazie. Non sto a ripetere le cose dette. Io sono una che sperava di vedere aperta la casa a luglio e poi speravo di vederla aperta a fine anno e adesso sono d'accordo con l'assessore che ha dichiarato che a costo di andare lei col piccone va aperta assolutamente il 1° settembre del 2016. Credo che ci siano state anche un po' delle cause. A lavorare sul regolamento si è iniziato a fine 2014, è stato un lavoro lungo che ha richiesto parecchi incontri, proprio incontri come sottolineava la consigliera Iosa, è stata fatta su questo progetto una buona pratica. E le buone pratiche però hanno bisogno anche di tempo, di incontro, di relazione, di ritrovarsi, eccetera. A questo aggiungiamo il fatto che c'è stata la riorganizzazione della macchina comunale che quindi ha portato il cambiamento anche a livello tecnico di alcuni responsabili per valutare i lavori da fare all'interno della casa, quindi credo che chi ci ha lavorato ci ha messo tutta la buona volontà, adesso bisogna assolutamente continuare in quest'opera, continuare però io rilancio qua la raccolta anche di fondi che non ci fa mai male, anzi, e ne approfitto, naturalmente il nostro voto è favorevole per ringraziare tutte le persone, innanzitutto le associazioni, il Presidente Savino Bonfanti, e l'assessorato e anche il Dottor Ottolenghi e il Dottor Caron che hanno lavorato su questo progetto insieme all'assessorato. Grazie. Grazie alla consigliera Pietra e andiamo, mettiamo in votazione, se la regia è pronta, la delibera inerente al regolamento della casa dell'Associazione del Volontariato di Sesto San Giovanni. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari nessuno, astenuti nessuno.
favorevoli 24. Il Consiglio approva all'unanimità. Per questa delibera è prevista la seconda votazione. Mi sbaglio? Se la vista. Sì, sì, sì. Procediamo con la seconda per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23. Contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 23. Manca il voto della consigliera Pietra che lo fa. Favorevole, grazie. Prima di passare al terzo punto, l'assessore Innocente voleva ringraziare i consiglieri che hanno partecipato ai lavori. Prego. Sì, direi non rituale, nel senso che mi fa molto piacere innanzitutto che sia passata all'unanimità, visto che è la casa della città. Mi fa molto piacere che sia stato riconosciuto il lungo, però questo aveva ragione Gioconda Pietra, insomma lungo in quanto eravamo tanti, le associazioni a sesto sono 236, quindi insomma abbiamo cercato di coinvolgere tutte e tutti. Naturalmente ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alle due commissioni che sono state estremamente fruttuose. A me piace molto che nel corso d'opera le idee cambiano, anche le mie, come è stato riconosciuto anche dalla consigliera Aiosa. Mi fa molto piacere anche il dibattito comunque che c'è stato in Consiglio Comunale questa sera. E invito tutti, come dire, a prendere questo progetto per quello che è, cioè un progetto sperimentale. Molte delle cose che abbiamo scritto sulla carta si verificheranno nel momento in cui faremo il bando, l'avviso pubblico per le associazioni, nel momento in cui la casa partirà. Noi abbiamo dato 2 anni di sperimentazione proprio perché è un progetto nuovo, come forse dicevo, in Italia sono più o meno 18, quindi non siamo i primi, ma certo neanche gli ultimi. In altri paesi europei, per esempio la Francia, c'è una casa delle associazioni praticamente per ogni città, e questo non significa che la democrazia funzioni benissimo dove c'è, diciamo che quando non c'è forse funziona un po' peggio, e quindi noi abbiamo aggiunto un tassello alla partecipazione, alla vita democratica, alla qualità della democrazia della nostra città. Quindi grazie naturalmente a tutte e tutti voi e a tutti coloro che hanno partecipato, tutte le associazioni, il comitato esecutivo, il presidente Savino Bonfanti, tutti i cittadini e cittadine, direi molto entusiasti. Naturalmente io devo ringraziare anche i miei uffici, con i quali spesso, come sanno bene, ho avuto un rapporto dialettico. Qualcuno ha riconosciuto la bontà, mi capita, ho avuto la bontà di riconoscere che è stato scritto in maniera molto sintetica, di questo devo ringraziare gli uffici, non perché io sia particolarmente prolissa, ma perché loro su questo hanno lavorato molto, sull'idea di fare un regolamento appunto che non fosse illeggibile prima di tutto e che poi fosse farraginoso e fosse invece uno strumento utile, agile e che dicesse quel che è giusto, diciamo un po' anglosassone, ciò che non è esplicitamente detto è permesso, ciò che invece è detto e normato, allora si segue la norma. Quindi penso di aver ringraziato tutti. Grazie. Grazie all'assessore Innocente. Adesso passiamo all'approvazione dei verbali delle ultime sedute del 9 novembre, 17 novembre, 18-11, 19-11, 24-11, 14-12 e 16-12 del 2015, delle ore 18:30. Iniziamo la votazione, prego. Fine votazione. Presenti al voto 24, contrario nessuno, astenuti 3, favorevoli 20, un voto non pervenuto, il Consiglio approva. Adesso mettiamo in discussione, dopo che la consigliera Franciosi ci darà un'illustrazione, di una manifestazione di intenti presentata dal gruppo della consigliera Franciosi. Prego. Non so se il gruppo della consigliera Franciosi... No, è manifestazione di intenti. Beppe Grillo si sta ribaltando. Cinque minuti e poi possono intervenire.
un rappresentante per il gruppo per lo stesso tempo, prego. Mi vuole fare espellere. Allora, vabbè, questa manifestazione di intenti è stata promossa dalla rete Lombardia, della rete Rifiuti Zero Lombardia, ed è stata scritta al termine di un incontro che c'è stato tra l'associazione tra la rete Rifiuti Zero Lombardia, l'assessore Terzi in regione e il consigliere Corbetta, che è il consigliere regionale, che è uno dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, che nello specifico si occupa di ambiente e di inceneritori. Sostanzialmente questo documento è nato per a seguito appunto di una manifestazione con la quale la rete Rifiuti Zero Lombardia chiedeva all'assessore di portare il proprio contributo a seguito durante la riunione Stato-Regioni che c'è stata a novembre in relazione all'articolo 35 del decreto Sblocca Italia, con la quale nell'articolo 35 si chiede di fatto di creare una rete di inceneritori non più regionale bensì nazionale. Questo che cosa comporta? Comporta che i rifiuti non vengano più gestiti solo ed esclusivamente a livello regionale, quindi di fatto lo Stato toglie una delega alla regione e impone quindi lo spostamento dei rifiuti nelle varie regioni. Per intenderci, regioni che non sono in grado di trattare in discarica o in inceneritore i propri rifiuti possono mandarli nelle altre regioni che hanno invece una capacità di incenerimento e quindi di gestione diversa dalla raccolta differenziata spinta, in modo tale che appunto non ci siano i casi, ad esempio il caso di i rifiuti abbandonati per le strade di Napoli. Nello specifico, facendo un esempio, il comune di Napoli può mandare all'inceneritore, a uno qualunque degli inceneritori della Lombardia, i propri rifiuti per essere bruciati. Questo è un processo che noi non riteniamo assolutamente corretto, prima di tutto perché in questo modo appunto vengono a saltare tutti i piani di gestione dei rifiuti regionali, di conseguenza le regioni perdono delle proprie competenze, vengono a perdersi i progetti che magari i singoli comuni o le varie regioni stanno mettendo in atto per promuovere la raccolta differenziata. È ovvio che se l'obiettivo è quello di spostare il rifiuto indifferenziato in giro per l'Italia, i comuni non saranno più incentivati a mettere in piedi percorsi virtuosi di gestione dei rifiuti e quindi incentivare la raccolta porta a porta, la tariffa puntuale e la raccolta differenziata. E non siamo d'accordo perché nello specifico, proprio anche semplicemente dal punto di vista ambientale, la Regione Lombardia in questo momento ha 13 inceneritori funzionanti, molti dei quali sono vecchi, alcuni sono addirittura più vecchi del nostro dal punto di vista tecnologico, e che a questo punto vivrebbero un processo di revamping, andando quindi a bruciare e a ammorbare di più l'aria della nostra regione, quindi a discapito della nostra salute. Come tutti ben sapete, la regione Lombardia vive proprio in una conca che è la pianura padana, che ci mette nelle condizioni di avere una qualità d'aria pessima rispetto a altre regioni. Di conseguenza andare ulteriormente a bruciare i rifiuti e incentivare, aumentare le sostanze tossiche nell'aria non segue il percorso di cura della salute dei cittadini. La
non solo, ma l'articolo 35 dello sblocco Italia è in aperta contraddizione con quanto la Commissione del Parlamento Europeo dice, che la Commissione dice verso un'economia circolare programmata per un'Europa a rifiuti zero. C'è quindi una contraddizione in termini di politica di gestione dei rifiuti tra quelle che sono le indicazioni del Parlamento Europeo e quello che succede in Italia. Non solo, ma nel 2013 all'unanimità è stata votata una risoluzione al Consiglio regionale della Lombardia che prevede appunto il decommissioning, quindi il lento spegnimento di quegli inceneritori che sono tecnologicamente più indietro, in modo tale che proprio la Regione Lombardia possa poi mettere in piedi tutto un piano di gestione dei rifiuti che porti all'aumento della raccolta differenziata. Proprio perché ci sono diverse leggi anche nazionali che prevederebbero entro il 2020, il famoso 2020, un aumento della raccolta differenziata a livello regionale del 67% e prevede la graduale dismissione di quegli impianti di trattamento dei rifiuti obsoleti e l'ampliamento invece di strutture che fanno il trattamento meccanico biologico dei rifiuti in modo da andare a recuperare il più possibile la porzione di indifferenziata. Quindi considerate tutte queste, quindi considerate tutte le cose suddette, con la nostra manifestazione chiediamo al Consiglio il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni richiede al Sindaco e alla Giunta di condividere la linea della Giunta regionale di decommissioning, di predisporre piani per la riduzione dei rifiuti atti a minimizzare il rifiuto solido residuo, promuovere tutte le forme di comunicazione atte a sensibilizzare i cittadini alla corretta gestione dei rifiuti, programmare l'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale, introdurre finalmente la raccolta del rifiuto umido nelle utenze domestiche, iniziare un processo di discussione con le altre amministrazioni del territorio prossimo al fine di progettare e realizzare centri di riparazione e riuso nei territori comunali in eventuale concertazione. E poi l'ultimo punto, propongo una modifica all'ultimo punto, così la leggo in modo che rimane subito agli atti, prevedere un passaggio presso la commissione competente per discutere di impianti di trattamento a freddo con recupero di materia, le cosiddette fabbriche dei materiali, che consentono di chiudere il ciclo dei rifiuti recuperando materie prime e seconde e mantengono il sistema flessibile e dunque adatto ad accompagnare la crescita ulteriore delle raccolte differenziate. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. E su questo argomento possono intervenire il sindaco e un rappresentante per gruppo per lo stesso tempo della consigliera. Scusi, Presidente, io non ho capito una cosa però, quindi volevo solo un chiarimento. Cioè, noi questa manifestazione di intenti è contro la decisione del statale o per tutte le cose che hai detto da ultimo, che sono diverse? Cioè, non ho capito bene qual è lo scopo. Cioè, se lo scopo è per l'ennesima volta di dire che vogliamo rifiuti zero, va bene, abbiamo già detto più volte, ma il problema è chiediamo alla Giunta di farsi promotrice di un'iniziativa contro la scelta del governo, perché che è un'altra cosa rispetto a quello che hai detto da ultimo. Non ho capito bene questo. Consigliere, se può ancora illustrare un attimino, grazie. Grazie Presidente. No, la questione dell'articolo 35 dello sblocco Italia era una premessa a ulteriore
che, insomma, che allora, era la premessa che ha portato la rete Rifiuti Zero Lombardia a scrivere questa manifestazione di intenti. La manifestazione di intenti non è stata presentata soltanto nel comune di Sesto San Giovanni, ma anche in altri comuni dove ci sono consiglieri del Movimento 5 Stelle. Per cui l'idea è quella di creare o di fare in modo che i singoli comuni si facciano portavoce o che facciano sentire la propria voce presso la Regione Lombardia dicendo siamo d'accordo con la vostra linea politica di andare a chiudere gli inceneritori che non sono più, che sono tecnologicamente obsoleti, e andare invece nell'ottica di una gestione più virtuosa dei rifiuti. Non è solo l'utilizzo di rifiuti, cioè non è solo l'applicazione della strategia Rifiuti Zero, è proprio una dichiarazione di intenti nei confronti della un rafforzativo dell'attività che la regione, che in regione si sta facendo rispetto al decommissioning e quindi alla chiusura di quegli inceneritori che sono obsoleti. Nel caso in cui questo non dovesse succedere, è ovvio che nel momento in cui gli inceneritori attivi e obsoleti possono acquisire rifiuti dalle altre regioni e di conseguenza non chiudere perché avrebbero materia prima con la quale stare accesi. Grazie. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Feltrini. Prego. Sì, grazie Presidente. Avevo però bisogno di un paio di chiarimenti, ammetto mi sono distratto io. Mi sembra che l'ultimo punto delle richieste nella mozione di intenti sia stato parzialmente modificato, quindi chiederei gentilmente alla consigliera Franciosi di ripetere la modifica. Altra richiesta di chiarimento. Che cosa intende sostanzialmente al secondo punto per predisporre piani di riduzione dei rifiuti atti a minimizzare il rifiuto solido residuo? Nel senso che appunto dentro questa frase ci sta più o meno di tutto, no? Nel senso che ci possono essere politiche nazionali che chiedono appunto che le grandi industrie diminuiscano l'imballaggio e quant'altro. Quindi capire esattamente che cosa intende per capire se poi è di nostra pertinenza esprimerci su un punto simile. Per quanto poi, sono richieste di chiarimento, Presidente, appunto, per quanto poi attiene appunto l'ultimo punto che lei in parte ha modificato, consigliera, volevo capire se stiamo parlando della stessa cosa, ovvero, visto che è un tema anche caro alla Federazione Assista che ha seguito già da anni, sul trattamento a freddo, se stava facendo riferimento al trattamento meccanico-biologico, no? Quindi io ho visto l'esperienza appunto di Campi Bisenzio e quant'altro, se stiamo parlando di quel tipo di interventi. E mi domando poi, onestamente, perché una tale struttura debba essere per forza collocata nelle aree dismesse appunto di questa città o possa avere altre collocazioni, questo non lo so. E da questo punto di vista mi chiedo, però voglio aspettare la sua risposta su come ha modificato l'inizio, no, di questo punto, quel proporre la progettazione, perché ripeto, questa mozione di intenti è assolutamente interessante, ha solidificato appunto il mio interesse. Sull'ultimo punto c'è il tema di capire quali soggetti economicamente coinvolgere poi nella realizzazione sostanzialmente di un dispositivo come quello per il trattamento meccanico-biologico, che è indubbiamente interessante perché riesce a combinare la vagliatura meccanica poi appunto al trattamento biologico, quindi il sottovaglio che va in organico, appunto diviso, se non ricordo male, in liquido e solido, e liquido verso, no, la produzione di biogas, pardon, non mi veniva il termine, mentre il solido verso il compostaggio. Quindi è assolutamente interessante il tema, vorrei capire come ha modificato quella parte per poi esprimere un voto. Grazie. Volevo l'ultima richiesta, mi scusi Presidente, in funzione di quello che risponderà la consigliera Franciosi, non sapendo come, perché mi sono perso questo passaggio,
Vorrei chiedere poi eventualmente l'eventualità ai sensi appunto del comma 3 dell'articolo 63 di votare poi eventualmente per punti questa mozione di intenti, visto che il regolamento lo consente. Quindi mi piacerebbe appunto prima ricevere la risposta della consigliera e poi decidere come votare. Però so che la richiesta deve essere fatta in precedenza, quindi chiedo questa opportunità. Grazie. Grazie. Consigliera Francesca, allora, se vuole la rilettura dell'integrazione. Sì, ma magari c'è qualcun altro che ha bisogno di chiarimenti, così faccio tutti insieme. No? Vado? Allora. Allora, rispetto al primo punto, al secondo punto, predisporre piani per la riduzione dei rifiuti atti a minimizzare il rifiuto solido residuo, questa è una cosa che il nostro comune può fare. Può fare in questo caso in associazione con con la nuova azienda appaltante, con la quale può discutere di come gestire il sacco nero. È ovvio che a Sesto, appunto, ed è uno dei punti successivi, manca la raccolta del rifiuto umido per le utenze domestiche, ma si può andare oltre e si può arrivare a fare la raccolta per resto le utenze domestiche degli oli esausti, in modo da evitare al cittadino di andare in discarica. Quanti di noi vanno in discarica? Io lo faccio, però magari non tutti sanno che possono andare in discarica a buttare l'olio che hanno usato per friggere. Se questa cosa dovesse venire attuata con una specie di porta a porta una volta al mese, ad esempio, ci sto ragionando, sarebbe un'ulteriore aggiunta per ridurre i rifiuti. Si può procedere con la separazione del vetro nei suoi diversi colori. Si può chiedere all'appaltante di predisporre la raccolta della plastica solo ad esempio separando i tappi dalle bottiglie, perché sono due plastiche diverse. Ad esempio la plastica del tappo è una plastica più nobile che può essere riutilizzata in altre maniere. Cioè, ci sono diverse cose che un'amministrazione comunale può fare per migliorare la gestione del proprio rifiuto, diciamo del sacco nero, ma anche delle parti già differenziate. Tutte queste cose ovviamente le deve fare in concertandole con l'appaltatore del servizio. Per quanto riguarda l'ultimo punto, la modifica mi è stata suggerita dalla consigliera Pennasi, dal consigliere Tremolada, perché non tutti sanno che cosa sono gli impianti di trattamento a freddo, e giustamente mi facevano notare, prima di arrivare a proporre addirittura una progettazione nelle aree dismesse presenti sul nostro territorio, quindi prima di arrivare a progettare almeno cerchiamo di capire, per chi non lo sa, che cosa sono questi metodi alternativi di gestione del rifiuto da sacco nero. Di conseguenza l'idea di fare un passaggio in commissione, presso la commissione competente per trattare il tema, è diciamo prodromico ad un eventuale, poi se dovesse solleticare anche la curiosità e l'attenzione e l'intenzione dell'amministrazione, potrebbe portare alla progettazione. Noi abbiamo pensato nelle aree dismesse perché a Sesto ci sono tante aree dismesse nelle quali si possono eventualmente sfruttare, cioè che si possono sfruttare per creare queste strutture o queste fabbriche dei materiali in modo da portare anche dell'ulteriore lavoro sul territorio, visto che in questo momento ne abbiamo anche bisogno. Grazie. Grazie, ma io vorrei ricordare che comunque la manifestazione di intenti comunque si tratta di un atto di mero politico, un atto politico, non andiamo troppo nel tecnico specifico perché andiamo a incartarci. Allora, consigliera Pennasi per il gruppo Partito Democratico, prego. Grazie Presidente, buonasera. Faccio una premessa.
nel senso che noi abbiamo ricevuto questa manifestazione e l'abbiamo condivisa per quello che c'è scritto nella manifestazione, quindi il nostro voto questa sera sarà legato, come sempre quando c'è una delibera, una mozione eccetera, a quanto è scritto nel documento che ci è stato presentato, perché poi la consigliera Franciosi allargava anche con altri elementi non presenti nella sua introduzione che a noi richiederebbero ulteriori probabilmente approfondimenti. Quindi atteniamoci a quello che c'è scritto in questa manifestazione di intenti. Noi la condividiamo, siamo favorevoli perché è un percorso che è stato avviato, veniva anche già detto, ed è coerente col percorso avviato. Gli elementi, i principi e quanto enunciato all'interno di questa manifestazione, e quindi ci trova sostanzialmente concordi. Così come è stato nel caso, diciamo, all'inizio di questo percorso, quando si parlava di rifiuti zero e molti di noi avevano bisogno di approfondire, laddove si va invece su alcuni aspetti tecnici o più specifici e si passa da, appunto, dalla dichiarazione, diciamo, politica più generale, dall'intento a alcune proposte più specifiche, soprattutto l'ultimo punto, ci sembrava giusto capire di che cosa stiamo parlando, visto che noi tecnicamente non ci occupiamo di questo. E laddove si parla di un progetto, andare a capire quali possono essere, oltre ai contenuti, tutte le condizioni di contorno per cui questo progetto possa essere avviato. E quindi la nostra proposta, che poi è stata accettata, era appunto quella di modificare l'ultimo punto. Gli altri punti della proposta, nella maggior parte dei casi, sono anche coerenti con quanto già previsto e inserito dall'assessore Iannizzi nel bando, quindi avviare per esempio la raccolta dell'umido eccetera. Per cui raccogliamo questa, la raccolgo come Presidente di Seconda Commissione, questa richiesta di un passaggio in Commissione Consiliare per ragionare sull'ultimo punto. Per quanto riguarda gli altri, che poi come emergeva anche dalle richieste del consigliere Feltrin, sono appunto elementi generali poi da specificare nel come attuarli, nell'intento generale noi siamo concordi e quindi voteremo a favore. Grazie al consigliere Appennasi, per i Democratici per il Cambiamento, il consigliere Tenoia. Sì, grazie Presidente. Noi, anche noi leggiamo il testo così come l'abbiamo ricevuto, non abbiamo la modifica ce l'ha spiegata la consigliera Franciosi. Scusi consigliere, adesso l'integrazione che ha fatto la consigliera, sta facendo delle fotocopie che dopo girano per i gruppi. Grazie, no, volevo solo specificare appunto la parte che ci aveva attirato maggiormente, che era la parte nella quale si diceva di condividere le linee della giunta regionale di decommissioning. E sì, questo è quanto viene chiesto nella mozione, nella manifestazione di intenti. È considerato, dove la manifestazione dice, considerato infine che alla luce di quanto sopra riportato Regione Lombardia, il punto 3 riafferma la volontà di uscire gradualmente dall'incenerimento, impegnandosi quanto prima all'approvazione e pubblicazione delle linee guida relative. Qui, in poche parole, si dice che l'amministrazione comunale dovrebbe stabilire delle linee guida, no. Vedo che fa no la consigliera Franciosi, vorrei capire meglio. Che verranno poi stabilite dall'amministrazione comunale delle linee guida per il lento decommissioning, cioè lo spegnimento dell'inceneritore. Così? Ho capito male io, no? Me lo rispiega, grazie. Consigliere Franzoni, nel frattempo che non ci sono interventi, prego. Allora, la parte prima rispetto al Consiglio Comunale di Sesto, bla bla bla, è la serie di punti che fanno da introduzione a quello che il Consiglio Comunale chiede alla Giunta. Di conseguenza è la Regione Lombardia che sta portando avanti o dovrebbe finalizzare il processo di decommissioning.
In questo processo di decommissioning i primi inceneritori che verranno, speriamo, chiusi sono quelli tecnologicamente più obsoleti. Nel caso in cui la Regione Lombardia dovesse riuscire a prendere, a definire un piano di gestione dei rifiuti nella, in direzione della gestione virtuosa, o quantomeno quella più affine alla, alle politiche ambientali, è ovvio che piano piano gli inceneritori, appunto quelli tecnicamente più obsoleti, ma piano piano andando a salire, dovranno essere spenti. E la ragione, cioè il punto di partenza, è che la Regione Lombardia sta portando avanti questo tipo di piano. Noi, Comune di Sesto San Giovanni, come possiamo supportare Regione Lombardia con questo piano? Andando a introdurre tutta una serie di opzioni che portino alla riduzione del rifiuto indifferenziato, che è quello del sacco nero e che è quello che va all'inceneritore. Quindi è ovvio che nel lungo periodo si potrebbe arrivare a ragionare sulla chiusura del nostro inceneritore, del quale noi saremmo molto contenti, però non è il tema del considerato, perché il considerato riguarda la politica di gestione dei rifiuti che sta portando avanti Regione Lombardia. Allora, se non ci sono più interventi, mettiamo, ha chiesto la parola consigliere Landucci, prego. Devo dire che mi spiace dover, io non riesco a capire, cioè, la Regione Lombardia sta già facendo un progetto, cioè noi diciamo che siamo d'accordo con questo. Va bene, se diciamo così, dobbiamo far dire al Comune di Sesto che siamo d'accordo con quello che sta decidendo la Regione Lombardia, va benissimo. Cioè, mi sembra che siamo tutti d'accordo, Regione Lombardia fa una bella cosa e lo facciamo. Non capisco, non ho capito bene in che cosa stiamo rafforzando un processo che c'è già. Però se questo è venuto in mente in modo da avere una bandiera, diciamo, abbiamo favorito questo processo, perché quello non l'ho capito. Cioè, se c'è già un procedimento in corso, cosa diciamo? Va bene andare avanti? Ma no, deve aderire, mica dobbiamo aderire noi come comune, se la regione impone delle linee guida, per forza dovremo aderire. Cioè, dubito che potremo dire no, guarda, c'è una legge, ma noi decidiamo che non ci piace. Cioè, però va bene, allora siccome io posso essere d'accordo con questo, diciamo va bene, mi sembra che stiamo, vabbè. Mi sembra un modo per dire che dobbiamo tenere delle bandiere sui rifiuti zero, più o meno. È chiaro che tutti noi siete d'accordo sui rifiuti zero, certo, chi non è d'accordo su questo discorso qui? Ecco, io sono convinta che queste sono quelle forme, scusa Serena, di populismo di bassa lega che non serve a niente. Tutti lo votiamo, ci sentiamo tutti più buoni, andiamo a casa e mettiamo la roba nel sacco nero, va bene, d'accordo, facciamolo, però ecco, lo trovo veramente, vorrei capire qual è il motivo per cui noi dobbiamo stare qui un'ora a parlare di una cosa di questo genere qui, in cui non abbiamo nulla da dire se non quello che è oggettivamente in parte già deciso e in parte una normale aspirazione. Non credo che ci sia nessuno che dica no, io veramente preferirei avere un sacco di rifiuti. Cioè, non so, trovo che stiamo veramente buttando via il tempo, però votiamolo, votiamo all'unanimità, saremo tutti felici e benissimo. Grazie alla consigliera Landucci, non vedo richieste di intervento, quindi mettiamo in votazione la manifestazione di intenti presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Aspetta. Ma ragazzi. Allora, 23 consiglieri presenti al voto.
Contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 23. Consigli approva. C'è la dichiarazione, chi è che non ha votato? Consigliere Antonioli, la può dire al microfono? Favorevole. Grazie, consigliere Antonioli. Consiglio approva all'unanimità, come ha detto la consigliera Landucci. Io a questo punto direi, visto che le prime mozioni sono state presentate dalla consigliera Franciosi, visto anche l'orario, le discuteremo la prossima volta. Buonanotte, grazie, arrivederci.